Per la serie I 10 motivi che tengo lontane le persone dall'arrampicata, oggi vi voglio parlare della differenza tra alpinismo e arrampicata. La grande differenza tra l'alpinismo e l'arrampicata sportiva è ovviamente la sicurezza. Nell'alpinismo una persona deve fare tanti metri in poco tempo e portandosi ovviamente meno materiale possibile, questo per alleggerirsi. Quindi da lì già per definizione c'è meno materiale per la sicurezza e quindi meno sicurezza. Poi l'altra differenza è che mentre nell'arrampicata sportiva noi abbiamo delle protezioni fisse, cosa vuol dire? Le pareti vengono preparate, quindi vengono preparate, vengono messe le protezioni, quindi con degli stop d'acciaio. Nell'alpinismo le protezioni sono mobili, ok? Quindi uno si porta il materiale che poi devi trovare, devi incastrare, sono dei chiodi che vengono martellati dentro. Quindi fondamentalmente sono due cose che sembrano comuni ma in realtà sono veramente diverse dal punto di vista sicurezza. È ovvio che poi l'arrampicata viene dall'alpinismo, sì, viene dall'alpinismo, però si è completamente differenziato proprio per il fatto che gli alpinisti, per diventare più bravi, avevano bisogno di praticare in sicurezza e quindi è nata l'arrampicata sportiva ed è diventata sempre più sportiva, nel senso che le sicurezze sono sempre più aumentate proprio per garantire le cadute delle persone, perché per andare oltre oltre il limite devono permettersi gli errori le persone. Da qui cambia anche il pensiero riguardo all'arrampicata stessa. Mentre l'alpinismo uno accede alla parete e cerca di arrivare più in alto possibile, nell'arrampicata sportiva non è così. Si entra nella sfera del lavorato. Cosa vuol dire lavorato? Vuol dire che le vie si provano, i passaggi si provano, non ti vengono subito. Quindi tu non pensi più ad arrivare in cima, ma cerchi di risolvere i singoli passaggi, perché l'attenzione viene fatta proprio sul gesto, quindi sul ampliare le proprie conoscenze, le proprie abilità motorie per migliorarsi. Da lì poi è nata anche l'arrampicata boulder, e quindi non si sale più su corda, non si va neanche su a fare metri in altezza, ci si esercita semplicemente sul gesto tecnico. Questo perché? Questo perché ognuno ha una sua modalità di arrampicata, quindi c'è chi fa i sassi, quindi sale sul sasso, fa anche l'arrampicata con corda e fa anche alpinismo. Ci sono persone per esempio che si allenano solo in palestra, ma perché? Perché hanno piacere di muoversi in verticale usando il proprio corpo e quindi entrando in contatto col proprio corpo facendo stretching, meditazione e generando un altro, proprio un modo di vivere il proprio corpo e il proprio movimento. Quindi quando si parla di arrampicata si può parlare veramente di tante discipline che sono completamente a sé, completamente diverse. Magari il gesto può sembrare simile, la sensibilità, la percezione, anche la cultura per quelli bravi, però di fatto sono completamente diversi perché presuppongono conoscenze diverse. Questo per esempio è un posto dove abbiamo tre tipi di realtà. Cioè abbiamo vie sportive, quindi di alto livello, basse, sotto, ma anche di basso livello, un po' di tutto. Poi se uno vuole può salire, andare sopra, a fare multitiri, a fare più tiri di corda e entrare nell'ambito quasi dell'alpinismo, perché sono due generi, quindi l'alpinismo proprio vero e proprio si intende come salita classica, quindi con protezioni mobili. O se no, in questo caso ci sono anche vie che hanno protezioni fisse all'interno.